Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, stamattina ci siamo svegliati mediamente presto, io verso le 8:30. Ho fatto colazione, ho provato quei cornetti che avevo comprato un po' di tempo fa, che poi purtroppo non avevo mangiato perché avevo riniziato ad avere problemi di stomaco. Ma stamattina me ne sono altamente fregata. Erano i cornetti quelli surgelati di Lidl alla nocciola. Buonissimi, ragazze, veramente buoni. E quindi un acquisto totalmente azzeccato per quanto riguarda la colazione. Ora sono in macchina, ho preparato le bambine, le ho vestite, pettinate. Insomma, c'era Cristian a casa stamattina perché lavorerà stasera. E stamattina ho intenzione di fare un salto, ma non sono sicura se ce la farò in questo vlog, in un negozio che sta aprendo proprio oggi nella mia città, che si chiama Epicasa. Allora, lo stavamo guardando insieme ad Alessandra, nel senso Alessandra ce l'ha già nella sua città, però è uscito un volantino molto interessante a livello di sconti, eccetera, eccetera, e quindi sto andando a darci un'occhiata per vedere se trovo qualcosa di interessante. Dopodiché, come giro, dovrò passare al volo in frutta e verdura per prendere un po' di frutta. Dell'iceberg, devo prendere carote, patate, devo prendere anche degli spinaci perché stasera ho intenzione, dato che le bambine gradiscono molto le vellutate, soprattutto la sera, ho intenzione di fare la vellutata di spinaci con il bimbi. Quindi adesso vado perché è già tardissimo e devo fare tutto al volo, quindi seguitemi in questo vlog e speriamo di riuscire a entrare da Epicasa, perché è anche probabile che nella prossima clip vi dirò era impossibile entrare, perché comunque è un giorno di apertura e quindi è probabile che ci sia molta gente e io voglio evitare assembramenti, se no direttamente al prossimo vlog. E niente, vi farò vedere semplicemente la mia giornata di oggi, tra pulizie, insomma, la classica giornata di mamma. Vediamo un po' cosa ne esce da questo vlog. Cioè, ragazze, mi sa che oggi faccio un buco nell'acqua e c'è una fila paurosa. Non so se notate. Non so se notate. E niente, ragazze, Epicasa è troppo, troppo pieno. C'era la fila chilometrica fuori, ma me lo dovevo aspettare perché comunque è un giorno di apertura. Quindi entro un attimo all'Auchan, devo entrare da H&M per vedere un paio di vestitini per le bambine, come sempre. E poi niente, fare degli acquisti per quanto riguarda la casa, se faccio in tempo da risparmio casa o se trovo direttamente qualcosa qua all'ipermercato Auchan. Quindi ci aggiorniamo direttamente dopo a casa.
state preparando il pranzo? Adè, che pasta vuoi oggi? Pasta in bianco. No, c'è quella al ragù. Non la voglio, è brutta. Ma stasera c'è una minestra buona. Quale? Una minestra buonissima, la volete? No, non la voglio. Perché? Io voglio pasta in bianco. No, no, non si può mangiare sempre pasta in bianco, adè. Ma non l'abbiamo mangiata nemmeno mai. No, infatti mai, vero? Allora, mentre qua Cristian ha già messo l'acqua a bollire e qua c'è il sugo, il ragù che sta finendo di cuocere, vi faccio vedere quello che ho comprato al supermercato. Allora, ho comprato questo pacco di mandorle sgusciate, perché a parte il fatto che me le vorrei mangiare ogni tanto quando mi viene fame, perché fanno bene, e poi vorrei provare un giorno a fare il pollo alle mandorle. Dopodiché, anche se si vede male, qua dentro ci sono delle zucchine, 4 zucchine, delle mele Granny Smith. Dopodiché ho preso dei pomodori da insalata e qua ci sono 2 cetrioli. Allora, da questa parte ho preso un iceberg bella grande, poi una vaschetta di pesche, una confezione di 10 uova fresche, poi una confezione di carote. Ho comprato finalmente, che non li trovavo da tanto tempo, i baby bell, i formaggini, quelli che piacciono alle bambine, una vaschetta di basilico, perché il mio, quello che ho comprato là in fondo che vedete nella pianta, sta già morendo, povero di lui. Poi ho comprato una confezione di crema spalmabile al dolce sardo, li uso molto per le minestre, dei pomodorini a ciliegino, e domani farò il sughetto con i pomodorini a ciliegino, i famosissimi spinaci che utilizzerò oggi, e poi ho trovato anche il lievito di birra, che ormai sto usando tantissimo perché la maggior parte delle volte la pizza la faccio in casa. Quindi ragazze, ora metto tutto a posto e ci aggiorniamo più tardi, perché per noi ormai è ora di pranzo. Mi stavo dimenticando di farvi vedere lo scontrino, infatti l'avevo quasi buttato. Questa è tutta la lista della spesa: pomodorini ciliegina, poi shopper bio perché ho comprato delle buste che non ne avevo lì, pomodoro, mandorle, zucchine, e poi qua dietro, perché l'Ocean ha il doppio scontrino, non si sa perché, questo è il totale della spesa, 50,41 euro. Ragazze, eccoci qua, sono già le 5:05 e siamo pronti con le bambine, che intanto sono in bagno, che litigano su chi deve fare la pipì prima, chi deve fare la pipì dopo, perché questi sono quesiti importanti nella vita di ogni bambino. Cioè, se sono arrivata prima io al gabinetto e sentite le voci, perché tu vuoi fare prima la pipì prima di me? Cioè, sono cose che veramente segnano l'infanzia. Detto ciò, siamo pronti ad andare al parco giochi / gonfiabili, non lo so, vediamo la situazione, perché purtroppo stamattina c'erano 30 gradi, stasera si è girato il vento ed è una situazione un po' particolare, perché nella mia zona, nel mio quartiere, il vento, le intemperie si sentono di più rispetto a un altro quartiere, perché io abito praticamente nella zona più alta della città. Detto ciò, che questo video non deve durare 70 minuti, vi faccio vedere quello che ho comprato alle bambine oggi. Non mi giudicate, don't judge me, please. Lo dico anche in inglese per essere più internazionale, ma comunque non si potevano lasciare lì quelle cose. Io ci sono passata dei H&M, volevo solo guardare, alla fine la mano ha preso, io non ci posso fare nulla. Quindi vi faccio vedere quello che ho preso e poi esco subito, e stasera ci vediamo direttamente per la ricettina sfiziosa. Oddio, loro non lo devono sapere, ma è una vellutata di spinaci, e se loro sentono la parola spinaci poi non mangiano nulla, quindi mamma. Ho
distribuito tutto qua nel letto di Adele. E oddio, fai vedere cosa ti ha preso mamma. Che cosa sono questi che ogni volta rubate quelli di mamma? Gli smalti. Gli smalti, questi sono, fai vedere, degli smaltini degli unicorni, che hanno la peculiarità che quando li metti li puoi togliere sfilandoli. Peel off si chiama. Quindi vi faccio vedere, questi sono due vestiti con Elsa. Questo qua l'ho pagato 14,99 ed è 4-6 anni ed è per Adele, perché purtroppo l'ho visto un po' largo e quindi ho preso questa misura qua, perché l'altra, quella successiva, mi sembrava troppo grande. Questo qua lo stesso 14,99, 2-4 anni. Avrei dovuto prendere lo stesso 4-6 per Asia, però ragazzi mi sembrano larghissimi, quindi ho preso questo qua. Poi mi sono resa conto di non avere dei giubbottini in jeans per le bambine, che secondo me sono molto pratici, soprattutto con i vestiti, quando non sai cosa metterli sopra e si abbinano a tutto. Ho comprato questo qua e vi faccio vedere il davanti e il dietro. Qua c'è questa scritta in rosa, veniva praticamente, ve lo faccio vedere, 29,99 euro. Questo è 5-6 anni, ma anche l'altro. E questo è il davanti. E qua vi faccio vedere il dietro, che è bellissimo perché c'è questo arcobaleno con scritto Chasing Rainbow. Infatti loro sono state contentissime di vedere questa particolarità, perché sono fissate con i My Little Pony, appunto con Rainbow Dash, quindi dove vedono arcobaleni loro sono felici. Dopodiché gli elastici sono finiti a casa mia, non si sa dove, ma sono finiti. Ho comprato questi due pacchetti di elastici. Gli accessori da H&M vengono poco, la verità, non tantissimo rispetto ad altri negozi, e li ho pagati 1,99 euro l'uno, due di elastici. Dopodiché ogni volta compro mutande. Ho comprato queste dei My Little Pony, un pacco da 3, 3, 6, 7, e questo viene 14,99 euro. Dopodiché, per completare un po' l'outfit, ho visto questi cerchietti di cui mi sono innamorata. Non ne avevo mai trovato così e quindi appena li ho visti li ho presi. Sono così rosa, con queste perline diamantini, e sono morbidissimi perché non hanno dentini e sono simili a quelli che uso di solito io. Eccoci qua ragazze, appena tornate dal parco giochi, le bambine sono di là che giocano. Spero veramente che si siano stancate, perché dopo li dovrò fare il bagnetto. Comunque adesso sono in procinto qua con il mio bimbi, se riesco a inquadrarlo, nel fare quella ricettina semplice, salutare, praticamente la vellutata di spinaci, semplicissima. In mezzo ci sono solo delle patate. Come sempre io le ricette del bimbi le prendo dall'applicazione Ricette per Bimbi, e vi lascerò nell'info box il link dell'applicazione. Allora, per questa ricetta servirà una cipolla, 30 g di olio extravergine di oliva, 200 g di spinaci, qua li ho già lavati, poi 3 patate medie, 600 g di acqua, 100 g di latte, e sto utilizzando questo della Lidl senza lattosio, e un dado vegetale. Inizio a fare questa minestra, che è semplicissima, lo potete vedere direttamente dal link che vi ho lasciato nell'info box. Ho
avviato il bimby, adesso mancheranno 25 minuti alla cottura, poi dovrò fare un ultimo passaggio e la vellutata di spinaci sarà pronta. Ho preparato già un pentolino dove cucinerò a parte la minestra e niente, vado a fare il bagnetto alle bimbe che sono sozze da testa a piedi. Ho trasferito dal bimby la vellutata qua nella pentola che mi viene meglio poi impiattare. Questa è la vellutata finita che io mangerò senza pasta e alle bambine invece è quasi pronta. Metterò questa pastina qua. Ebbene ragazze, io ho finito di mangiare, hanno finito anche le bambine Christian, io sinceramente ho mangiato quella vellutata senza niente, senza minestra, anche perché oggi non mi sento tanto bene di stomaco, quindi non volevo appesantirmi. Praticamente chiudo il vlog dicendovi che a breve avrò una novità nel canale, una novità che riguarda il mio peso forma, nel senso che sto intraprendendo un percorso che voglio provare su di me e riguarda un'azienda che praticamente vende degli integratori, e quello che sto andando a comprare io è un milkshake, ve lo descrivo così per farvi capire bene che cosa riguarda, che va assunto la sera, è un sostitutivo del pasto principale con un'insalata, un contorno comunque, e che dovrebbe, promette di sgonfiare. Io praticamente adesso non mi vergogno a farmi vedere, ma vi faccio vedere la mia situazione. Questa è la situazione della mia pancia in questi giorni. Ho messo tanti chili, ragazze, ve lo faccio proprio vedere perché ho intenzione di provare su di me questo percorso. E perché qua c'è la piccolina che ha appena finito di mangiare. Adesso ti prendo, amore mio. Aspetta, 1, 2, 3, oddio la schiena! E praticamente vi faccio vedere questa parte del mio corpo perché questa azienda, con questo milkshake che sarebbe appunto un sostituto del pasto, prendendolo ogni sera, promette di sgonfiare comunque le persone che soffrono appunto di gonfiore. Poi in questa azienda ci sono anche altri integratori che magari man a mano che farò questo percorso con voi andrò a provare, quindi seguitemi per soprattutto su Instagram, perché soprattutto lì posterò molte più cose. Seguitemi per i prossimi vlog, iscrivetevi al canale, attivate la notifica, la campanella di notifica per non perdere le prossime novità. Noi ora abbiamo fatto il bagnetto, siamo pettinate, abbiamo voluto rimettere questo bellissimo cerchietto comprato oggi da H&M e ce ne andiamo a nanna qua in cameretta. In cameretta, in cameretta qua. Sì, sì, cotto. Non dei capelli. Allora, praticamente dormiranno in cameretta, io racconterò una storia come ogni sera e poi andrò a dormire in camera mia. Vero? Sì, ma io a te. E Asia ogni volta mi dice no, ma tu non scappare via. Io invece quando si addormentano scappo. Quindi ragazze, ci vediamo al prossimo video. Grazie anche oggi per averci tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale, dillo pure tu. Tutta emozionata. E niente, al prossimo vlog. Pronta a dare un bacio, Asia?